Adesso siamo all'interrogazione 3637 dei deputati Giancarlo Giorgetti ed altri concernente iniziative per tutelare i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera e per risolvere la problematica dei ristorni per i comuni di confine. Il deputato Nicola Molteni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. È un minuto, onorevole, Grazie prego. Presidente. Ministro, per l'ennesima volta portiamo l'attenzione sua e del governo, sino ad oggi purtroppo in modo assolutamente invano per le non risposte che sono arrivate dal governo, l'attenzione su una particolare categoria di lavoratori. Sono 60.000 lavoratori del nord che provengono dalle province di Como, Varese, Sondrio, Verbano, Cusossola, che sono i lavoratori frontalieri, che rappresentano una grande ricchezza, rappresentano una grande risorsa per i territori del nord, ma anche per i territori dove vanno a prestare attività lavorativi. In questi giorni si sta parlando molto dei frontalieri, soprattutto all'esito del referendum svizzero, referendum contro l'immigrazione di massa, grande esempio di democrazia e di civiltà, del popolo svizzero. Oggi ci si accorge dei frontalieri. Da anni la Lega sta combattendo per la difesa e per la tutela dei lavoratori frontalieri. Oggi ci sono tutta una serie di problemi che il governo centrale di Roma non ha mai affrontato e non ha mai risolto con riferimento ai frontalieri, del nord. E mi riferisco in modo particolare al fondo di disoccupazione. Occupazione, 280 milioni di euro che sono soldi dei frontalieri che il governo di Roma vuole scippare, il problema dei ristorni, fondi e soldi assolutamente fondamentali per i nostri comuni per poter erogare servizi. Noi sostanzialmente, signor Ministro, siccome crediamo che il nemico dei lavoratori frontalieri non sia questo referendum svizzero, ma il nemico dei lavoratori frontalieri sino ad oggi è stato il governo centrale e il governo di Roma, noi le chiediamo, con riferimento a queste istanze, a queste necessità dei nostri lavoratori, che ripeto rappresentano una grande ricchezza, chiediamo massima attenzione da parte del governo. Sino ad oggi non abbiamo avuto alcune risposte, i lavoratori frontalieri sono stati penalizzati e abbandonati, chiediamo al governo come intende Grazie. tutelarli. Allora, Ministro Giovannini, prego, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Il quesito è volto a conoscere le iniziative che il Governo intende adottare in favore dei lavoratori frontalieri a seguito dell'approvazione per referendum dell'iniziativa, virgolette, contro l'immigrazione di massa, chiuse virgolette, da parte della Svizzera. Il referendum infatti introduce limitazioni in merito all'ingresso di immigrati nel Paese, stabilendo, e cito, tetti massimi annuali e contingenti annuali, fine della citazione, applicabile a tutti i permessi per stranieri, inclusi i cittadini dell'Unione Europea, i frontalieri e i richiedenti asilo. L'esito del referendum obbliga pertanto Governo e Parlamento svizzero, che, ricordo, avevano espresso parere contrario all'iniziativa, a rimettere in discussione entro 3 anni l'accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore con l'Unione Europea dal 2002. Ricordo altresì che in sede europea già sono state sollevate critiche alla situazione che si è venuta a determinare e che lo stesso ministro degli affari esteri, Emma Bonino, ha avuto modo di esprimere a riguardo le riserve del governo italiano. Per quanto di competenza del Ministero che rappresento, ricordo che la tutela previdenziale dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera è sempre stata all'attenzione del nostro Ministero. Infatti, in occasione dell'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera, proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori italiani frontalieri, il governo italiano ottenne di mantenere in vigore per un periodo di 7 anni il precedente accordo bilaterale, che prevedeva la retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione ad hoc da parte dell'INPS. Tuttavia, allo scadere dei 7 anni, nonostante le reiterate richieste del governo italiano, la Svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera dal 1 aprile 2012 hanno comunque diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e non agricola, secondo il regime di tutela della disoccupazione previsto dall'articolo 65 del regolamento CE numero 883 del 2004. Il regolamento prevede che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato, come se nel corso della sua ultima attività lavorativa il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza. Con riferimento alle ulteriori iniziative proposte, mi limito qui a ricordare che esse implicano complesse valutazioni anche in termini di diritto comunitario, che sono attualmente in discussione e in sede di confronto europeo. Infine,
Per ciò che riguarda la partecipazione delle regioni Lombardia e Piemonte ai negoziati di interesse dei lavoratori frontalieri, ricordo che tali regioni già partecipano attivamente ai due fori di dialogo con la Svizzera, nel cui ambito tali questioni vengono discusse. Ciò ad ulteriore conferma dello spirito di leale cooperazione che da sempre caratterizza l'atteggiamento del Governo in questa delicatissima materia. Grazie. Sì, grazie. Ministro, facoltà di replica, il deputato Molteni, prego. Ministro, grazie. Guardi, noi siamo assolutamente insoddisfatti della risposta che lei ci ha dato. Anzi, la risposta fredda e distaccata è la conferma del totale e dell'assoluto disinteresse da parte del governo e dei governi rispetto ai nostri lavoratori frontalieri. In merito alle questioni, lei è assolutamente a conoscenza del fatto che in questi giorni, in queste settimane, il ministro Saccomanni sta trattando e sta avviando la rinegoziazione degli accordi con la Svizzera, in modo particolare con riferimento al tema della tassazione dei capitali all'estero, dello scambio di dati tra i due paesi. Noi abbiamo il timore che la merce di scambio di queste trattative con la Confederazione Elvetica possano essere i nostri lavoratori frontalieri, in modo particolare sul tema dei ristorni, perché lei sa benissimo che c'è una richiesta di azzeramento e di annullamento dei ristorni che rappresentano una risorsa fondamentale per il buon funzionamento dei comuni di frontiera. Vede, lei ha citato il referendum svizzero. Il referendum svizzero è stato un grande referendum di grande democrazia, di grande partecipazione, un popolo che difende e guarda al futuro del proprio territorio, che difende i suoi lavoratori e i suoi occupati, e il nemico dei lavoratori frontalieri, visto che in questi giorni si è parlato molto di lavoratori frontalieri, salvo poi dimenticarsi magari domani, il nemico dei lavoratori frontalieri non è il referendum svizzero, non è la democrazia svizzera, ma il nemico vero, certo, l'oppressore certo certificato dei lavoratori frontalieri è e temiamo che potrà continuare ad essere lo Stato centrale e il menefreghismo dello Stato centrale. Io mi auguro che il governo, e chiudo Presidente, coinvolga nelle trattative, in tutte le trattative, i territori, Regione Lombardia in modo particolare, altrimenti chiediamo al governo di farsi un filo più in là e di lasciar trattare queste questioni e la tutela e la garanzia dei nostri lavoratori, che sono lavoratori specializzati, competenti, con alta professionalità, a chi dei problemi dei lavoratori frontalieri li conosce, se ne occupa e se ne preoccupa da sempre. Grazie.